Ogni sabato alle 20:30 l'albero della cuccagna. La popolare ed avvincente trasmissione televisiva con giochi, ballo, cantanti e attrazioni. Ogni settimana Meo Cavallero e Stefania Giuliani vi presentano la tradizionale sfida tra le città del Piemonte. L'albero della cuccagna, il grande appuntamento con il divertimento e l'allegria di ogni sabato sera. Perché nei centri ottica Stevani, oltretutto, gli occhiali costano meno? Perché i centri ottica Stevani sono distribuiti in Torino e provincia in numero elevato. Non più il singolo negozio con le sue limitazioni, ma una catena di centri, con tutti i benefici che una grande distribuzione comporta per il consumatore. A cominciare dalla ripartizione dei costi di gestione e il conseguente abbattimento del prezzo finale dell'occhiale. Ecco perché nei centri ottica Stevani, oltretutto, gli occhiali costano meno. Da Guerrieri, i prezzi truccati non esistono. Mai, da Guerrieri, esistono solo prezzi veri, sempre. Prezzi che vincono tutti i confronti e che fanno di Guerrieri il mobilificio che arreda l'Italia. Camera da letto, modello Roxy, 1.590.000. Soggiorno Pario, 1.380.000. Cameretta a fonte, modello Picco, 957.000. Cucina modello Gamma, completa di elettrodomestici, 1.990.000. Le strade della convenienza portano tutte da Guerrieri a Lini. Da Guerrieri, prezzi veri, da sempre. Cercate casa? L'Istituto Generale Immobiliare ha scelto per voi Val Cerrina, Odalengo, grande villetta indipendente, soggiorno, cottura, due camere, bagno, terrazzo, box, giardino. Posizione panoramica a 160 milioni. Rivarolo Pressi, libero, ingresso, camera, cameretta, cucina, bagno, tavernetta, cortile privato a 89 milioni. Istituto Generale Immobiliare 011 66 35 440. Salve a tutti, sono il vostro Mago Gabriel. Sono qui all'immenso centro commerciale Boero per dirvi che continua la grande svendita totale a prezzi di assoluto realizzo. Migliaia di articoli di tutte le più grandi case mondiali a prezzi così bassi che neanche un mago avrebbe potuto così ridurle tanto effettivamente. In nessun posto d'Italia esistono prezzi così bassi. Il vostro Mago Gabri è qui proprio per stupefarvi. Vi aspetto ogni sabato pomeriggio ad accogliervi. Centro Commerciale Boero, a Torino, in via Piossasco 29. Non rischiate la vostra attività. Oggi più che mai, per la vostra pubblicità, scegliete i mezzi migliori. Publimedia 011 66 474 73. Quando incomincia? Oh, io direi anche subito. Durante il pranzo? Mi scusi, a che ora è previsto l'arrivo del volo 36 da Giacarta? Dovrebbe appena... Ho già guardato, ma non funzionano i tabelloni, voglio dire. Un momento, signore. Grazie. La Lufthansa annuncia l'arrivo del volo 692 da Francoforte via Bombay. Devo complimentarmi con lei, mia cara. Prego, signore. Oh, non deve essere stato facile per lei. Ci dovrebbero essere più occasioni per la sua gente. Mi dispiace, signora, ma la linea è occupata. Aspetterò, grazie. Occasioni per che cosa? Beh, il fatto che lei sia un hostess è un ottimo esempio. È un bel traguardo.
sguardo, sa. Siamo tutti dalla sua parte. Con belle frasi di solidarietà. Sarebbe a dire? Ma non si fa niente per migliorare i pessimi servizi sanitari o quelli scolastici. Beh, abbiamo sentito parlare di queste cose, certo. Eppure lei mi vede solo come un... Sì, come un fatto pittoresco. Non come una persona con delle reali capacità. Un buffetto sulla testa e una zolletta di zucchero come per i cavalli. Ellen, c'è gente. Cerca di stare calma. Mi dispiace, cara. Non aveva intenzione di turbarla in questo modo. Lei non avrebbe mai detto le stesse cose a una hostess tedesca o svedese, vero? Ma a dare la divisa a un aborigena è molto folcloristico, vero? È come una scimmietta che suona l'organo. Oh, Ellen, ho visto. Ellen, cosa hai fatto? Non mi importa. Quell'inchiesta potrebbe non scagionarli. Stai parlando a Vanvera, Nick. Comunque non serve se non acquisti di nuovo confidenza con il volo. Ci ho provato, hai visto com'è andata. Ok, ti ha preso la paura. Succede anche ai migliori. Non puoi capire cosa vuol dire sentirsi responsabili della morte di qualcuno. Dimentichi Jimmy D'Angelo. Sì, sì, è vero, Doug, scusami. C'è stata anche un'altra volta. Mi sembra che siano passati secoli. Facevamo servizio di spola tra le isole del nord. Durante un viaggio ho avuto problemi di stabilità, passati quando sono atterrato. Beh, io ho compilato il mio rapporto e poi ho fatto controllare bene l'aereo. Dopo ho saputo che un mio amico Frank Dyson l'aveva preso lui ed era precipitato, con tutti i passeggeri e l'equipaggio. Le sue ultime parole: ho gravi problemi di stabilità. Lo sapevo. Non mi sembra colpa tua, però. Sta proprio qui il punto. Quello che sto cercando di dire è che conosco tutti i tuoi incubi. C'era qualcosa in più che avrei potuto fare? Forse se avessi insistito di più con i meccanici o con lo stesso Frank, mettendola in guardia. Oh, niente di concreto, in teoria. Eppure... Già. Beh, non ci penso più. E neanche tu dovresti pensarci più, Nick. Sono i rischi del mestiere. Facile a dirsi, Doug. Nick, devi imparare ad accettarlo, amico. Devi ammettere che è stato il destino e basta. Altrimenti sei finito. Vedi, Doug, c'è chi non riesce del tutto a passare sopra a cose del genere. E c'è chi non vuole passarci sopra affatto. Tu sei già a metà strada, ragazzo. Beh, al principio ero disposta a chiudere un occhio, ma se questo deve succedere ogni volta, insomma, ho pensato fosse mio dovere segnalarlo alle autorità competenti. L'autorità competente è la Federal Airlines, signora. Oh, mi dispiace, che sciocca, mi scusi. Di niente, gli uffici della Federal si trovano al piano di sotto, ci sono le indicazioni. Grazie, sì. È solo che... Beh, in fondo non voglio procurare guai a nessuno. Dio sa che gli aborigeni mi sono molto simpatici. Prego. Quella hostess in pratica mi ha dato della razzista davanti a tutti quanti. Oh, capisco. Lei non aveva chiaramente indicato chi era stato a trattarla male. Non è stato per questo, è stato per l'imbarazzo, per la scortesia. Io la capisco perfettamente, bisogna stroncare questo genere di cose. Ma forse dovrei lasciar perdere. Oh, niente affatto, signora, l'accompagno io stesso alla Federal. Mi assicurerò che il direttore riceva personalmente il suo reclamo. Beh, se lei crede, ma non sono più tanto lei sicura. Lei ha tutto il diritto di pretendere che quella persona venga rimproverata. Ma se fosse soltanto un'incomprensione... Lasci che ci pensi io. Possiamo anche chiudere un occhio su certe cose, ma questa è andata oltre i limiti. Oh, scusi un attimo. Senti, Louise, ho una cosa urgente giù alla Federal. Mi assenterò per un po'. Bene, George, posso esserti utile? No, tratterò la cosa personalmente, grazie. Lo sa, gli australiani sono molto più civili di altre popolazioni. Sanno apprezzare il valore della buona cucina e senza fretta. Era veramente un ristorante eccezionale. Uno dei miei preferiti. Cerco di tenerlo nascosto alla gente. Ho paura che finisca per diventare troppo affollato. Dunque, Elaine, ecco gli opuscoli di cui le ho parlato. Credo che vadano bene, no? Se gli alberghi sono belli come in fotografia. Oh, anche di più. E poi noi abbiamo una cosa che gli altri club non hanno. Cioè, come dire, un vantaggio. Una persona o una famiglia può pagare a rate le proprie vacanze. E al momento di partire sa che è tutto compreso. È in questa direzione che voglio indirizzare la nostra pubblicità.
E quando inizia la campagna? La settimana prossima, è per questo che mi serve il suo aiuto. Ci saranno molte domande da parte di quelli che hanno bisogno di una piccola spinta per decidersi, per impegnarsi. Pensa che il lavoro le piacerà? Ne sono certa. Oh, sono contento, ma prima quel seminario di cui parlavo. Oh, a Sydney? È troppo lontano per lei? Beh, è solo che viene così all'improvviso. Oh, me ne rendo conto, ma sono solo 2 giorni e io ci tengo che lei ci vada. Non c'è modo migliore per imparare in fretta un'infinità di cose. E se lei ha qualche idea da proporre, beh, sarà ancora meglio. Dovrò prima parlarne con Paul. Ah, ma certamente. Sono sicuro che sopravviverà per un paio di giorni. Prometto che mi prenderò cura di lei. Pare che sia tutto finito con Doug. Gli uomini. Notizie di Peter? No. Eppure non ci vuole tanto a comporre un numero. Probabilmente è in un suo piccolo mondo e si diverte da matti. Forse ti sbagli, Faye. Sono stata lasciata altre volte, conosco i sintomi. Doug si vede con lui scarto. Scommetto che non durerà a lungo. Senti, se non hai di meglio da fare, potremmo andare al cinema tanto per fare qualcosa. Già, perché no? Sarà sempre meglio che piangere da soli. Però fammi un favore. Scegli un film senza uomini, d'accordo? Sì, ok. Beh, a più tardi. Su, sorridi. Sì, mi dica? Scoccia con acqua, prego. Senza ghiaccio. Bene. Mia cara Louise, quella donna ha fatto una protesta giusta. Io ho solo curato che fosse presentata alle persone giuste. E ti sei goduto ogni istante? Sciocchezza. Oh, andiamo, George. A momenti ti rompevi una gamba correndo alla Federa. Non sono un tipo vendicativo. Per Eden Smith o per un altro mi sarei comportato allo stesso modo. Tranne che noi tutti sappiamo che non corre buon sangue tra voi due. Beh, io... abbiamo avuto qualche divergenza in passato, non voglio negarlo, ma quest'ultimo incidente ha pienamente giustificato le mie riserve. Frottole, George. Vedi, quella gente è psicologicamente instabile, contraddittoria. Si avverte che non si è mai sicuri di come potrebbe reagire nelle varie circostanze. Oh, George, sei un fanatico verboso ipocrita. Farò finta di non aver sentito l'illazione. Ah, non era un'illazione. Beh, per tua informazione, alla Federal mi hanno promesso che le avrebbero parlato. Naturalmente hanno calcato un po' la mano a beneficio della signora Tyler, ma secondo me faranno ben poco per paura di ripercussioni sindacali. Un finto richiamo e niente più, è una vergogna. George, dimentichi una cosa, che ogni medaglia ha 2 facce. Beh, comunque deciderà la Federal quando la chiameranno, sempre che decidano di farlo. Sono sicura che verrai a sapere tutti i dettagli piccanti. Salve. Louise, Paul è libero? Non credo che sia molto occupato. Bene, tanto faccio subito. Faccio da me. Non è solo la direzione della Federal ad essere indulgente. Stai parlando con me? Beh, tutti qui entrano e escono come se fossero i padroni. Non c'è da stupirsi che questo posto stia andando in malora. Beh, sembra che questo sarà un convegno come un altro. Marcel ritiene che il mio apporto gli sarà di grande aiuto. Mi pare più che logico, Elaine. Hai un lavoro di responsabilità. Non è certo un lavoro da semplice dattilografa. Hai ragione. Ci saranno tanti francesi senza inibizioni. Non sarà questo che ti preoccupa? No, di certo. Solo non so se tu vuoi farmi andare. È importante, Elaine. Ti farà bene. La famiglia sopravviverà. Sta tranquilla. Sì, questo lo so. Allora digli di sì. Ormai sei abbastanza adulta per sbrigartela da sola. Lo spero. Dirò a Marcel di fare le prenotazioni. Bene. Non è stata una decisione difficile, vero? Sì, Fran? Ah, bene. Passamelo. Scusami, tesoro, una chiamata da Londra. C'è qualcos'altro? Niente di particolare. Allora ci vediamo stasera. Sì, O'Hare. Sono McFarlane. Ah, grazie. Come dicevo, ci si sente soli. Mi dispiace, ma ho altri progetti per quando smuovo. Oh, certo. È tanto ovvio, vero? Sì, è un ritornello che conosco piuttosto bene. Ah, sì. Beh, ammetto che ci speravo. Ma niente di subdolo, però. Subdolo? Beh, gli uomini d'affari in viaggio hanno una brutta fama, lo so. Non si pensa mai che a volte possano gradire solamente una cena in compagnia. Già. Oh, non mi fraintendo. Qualche volta sono stato tanto desideroso di compagnia da... non ha importanza. No, continui, non ho da fare. Beh, sa, ci sono quelle hostess club.
chiami una ragazza, esci con lei e poi... E la mattina dopo ti prenderesti a calci. Beh, sa, non è proprio la stessa cosa. Spesso sono delle fregature. Già. Possibile che non riesca a trovare di meglio? Lei mi ha rifiutato, si ricorda? Senta, ho un'amica che forse potrebbe aiutarla, ma devo telefonarle. Beh, io non voglio che mi fraintenda. Cioè, non è la solita piccola. Sì, lo so, lo so. Senta, faceva l'accompagnatrice, ma posso garantire per lei. È onesta e di ottima compagnia. Ma se lei... Grazie, sarebbe bellissimo. Ma dovrà compensarla per il suo tempo. Oh, è l'ultimo dei miei problemi. Finirò per diventare matto se passerò un'altra serata da solo. Ok, mi lasci il numero del suo albergo. Certo. Fra pochi secondi, se tutto va bene, andrà in onda Auto d'Oggi. Il quotidiano di informazione dal mondo dei motori. Tutte le novità, le curiosità, le migliori proposte per quanto riguarda il nuovo e l'usato. A tra poco. Rimanete con noi. Camera da letto laccata, anziché 2.600.000, da Granato Mobili in offerta solo 1.300.000. Naturalmente anche nelle offerte da Granato Mobili è compreso trasporto e montaggio. Camera ragazzi componibile, anziché 1.340.000, da Granato Mobili in offerta solo 670.000. Soggiorno in noce, con tavolo e sedie, anziché 2 milioni, da Granato Mobili in offerta solo 1 milione. Divano a 2 o 3 posti, anziché 500.000, da Granato Mobili in offerta solo 250.000. Cucina completa di tutti gli elettrodomestici, anziché 3.800.000, da Granato Mobili in offerta solo 1.900.000. Anche le offerte da Granato Mobili si possono pagare con piccoli versamenti mensili. Granato Mobili, Nichelino, Torino. Salve a tutti, sono il vostro Mago Gabriel. Sono qui all'immenso centro commerciale Boero per dirvi che continua la grande svendita totale a prezzi di assoluto realizzo. Migliaia di articoli di tutte le più grandi case mondiali a prezzi così bassi che neanche un mago avrebbe potuto così ridurle tanto effettivamente. In nessun posto d'Italia esistono prezzi così bassi. Il vostro Mago Gabri è qui, proprio per stupefarvi. Vi aspetto ogni sabato pomeriggio ad accogliervi. Centro Commerciale Boero, a Torino, in via Piossasco 29. Vuoi permutare la tua casa? L'Istituto Generale Immobiliare ti offre il più grande assortimento perché ha la banca dati. Istituto Generale Immobiliare, 011 66 35 440. Sono arrivati i mobili! Già qui! Ci arredano la casa oggi, non ci hanno chiesto neanche l'anticipo e cominciamo a pagare fra 3 mesi. Granato, sei grande! Granato Mobili, via Martiri 24, Nichelino, Torino. Non rischiate la vostra attività. Oggi più che mai, per la vostra pubblicità, scegliete i mezzi migliori. Publimedia 011 66 474 73. Asmond, l'amministratore di OER, George, sarà completamente nelle tue mani quando arriverà. Oh, non ti preoccupare, Paul, non ci sarà alcun problema. Bravo. Myron Asmond, non vedo l'ora di vederlo. Dimmi, qual è l'esatta natura della visita, Paul? Normali pubbliche relazioni, sta facendo il giro dei maggiori aeroporti del paese e per caso noi siamo la sua prima tappa. Oh, certo. Preparo subito un programma che comprenda tutto. Lo porterò a vedere le nostre installazioni più moderne, le novità più importanti adottate per la gestione di questo aeroporto. Sì, George, è proprio così. Lascio tutto nelle tue mani capaci. Oh, grazie. Allora vedrò di concordare tutti i dettagli tecnici con i reparti competenti. Bene, George, bene. Ti informo che disporrai anche di un fondo spese. Avrai mansioni dirigenziali durante la sua visita. Oh, sì, certo. Credo che sia più che giusto, date le circostanze. Bene, allora se permettete mi metto subito al lavoro. Bene, George, grazie. Diventerà insopportabile adesso. Farà un ottimo lavoro per compiacere il nostro ospite. Meno male che l'ho scaricato. Oh, bel colpo.
Sarebbe un'ironia della sorte se il signor Myron Asmond si rivelasse un negro. Sai che bello scherzo per il nostro caro Tippet. Non capisco. Ah, non importa, è troppo lungo da raccontare. Bene, Lou. Senti, puoi disdire il tavolo da Robinson per domani. Elaine sarà fuori. Oh, Paul, è già la seconda volta che lo fai. Finirà per offendersi. Non posso farci niente se lei va a Sydney. Adesso lavora per l'agenzia di Marcel Boussac, lo sapevi? Beh, sapevo che Marcel era un amico di famiglia. Spero che le vada bene. Non ti è mai piaciuto Marcel, vero? Ah, non lo so. È quel suo fascino falso. Cioè, da come si comporta, sembra si aspetti che tutti gli caschino ai piedi. No, dai, Louise, non è vero. I francesi sono tutti così, però sono innocui. Ellen. Sono tutti uguali, tutti quanti, tutti. Sono stanca della loro finta gentilezza. Aspetta un momento, che ti succede? Prima ti battono una mano sulla spalla. D'accordo, cara, sei una brava ragazza, ma poi ti sbattono fuori, ma con un bel sorriso. Senti, se voglio la macchina, ti accompagno a casa se vai da quelle parti. Ah, il signore ha la macchina. Beh, la mia famiglia ne ha tre. È l'unica casa che conoscano. Poi una sera è venuto Marcel e ha portato tutto per la fondue alla bourguignon, la carne e tante salse, perfino del vino francese. Vino francese? Papà ce ne ha dato un bicchiere a testa, è stato bello. Ti credo. Mamma. Cosa ne pensa papà del tuo lavoro e del resto? Oh, ne è molto contento, e tu che ne dici? Oh, lo sono anch'io, certo. E che principale? Sarò di ritorno prima che vi accorgiate che sono partita. È vietato sentire la tua mancanza? Anzi, obbligatorio. Sarà una bella faticata, eh? Immagino di sì. Bene, questo è fatto. Un lavoro di meno per domani. Ti accompagna papà? No, Marcel verrà a prendermi qui. Comunque passerò in ufficio per salutarlo. Sarebbe stato bello se ti avessi accompagnato papà. Sì, forse più in là. Forse potremmo avere uno sconto dall'agenzia. Te lo ricorderò io. Non ne ho il minimo dubbio, tesoro. Qualunque altra l'avrebbero licenziata seduta stante. Ma no, loro mi tengono nella bambagia perché sono nera. Per loro non sono uguale alle altre. Sì, sì, io so cosa vuoi dire. No, non lo sai. Tu non sei proprio niente, hai la mentalità bianca come tutti gli altri. Ehi, un momento, Ellen. Ci trattano come fossimo dei poveri deficienti e girano le spalle per nascondere quello che pensano veramente. Perché mai la direzione avrebbe ignorato quella protesta? Senti, non siamo fatti tutti della stessa pasta. Stupidaggini. È tutta la vita che vivo in mezzo a questo ambiguo, odioso atteggiamento paternalistico. Non lo so, ma può darsi che tu stia reagendo a qualcosa che non esiste nemmeno. I neri esistono ed è questo che conta. Sei troppo diffidente, Ellen. Senti, in te io vedo solo una persona viva, attraente e intelligente. Se non cambi il tuo modo di vedere le cose, finirai per diventare una ragazza molto sola. E stai diventando anche bigotta. E questo non è da te, Ellen. È meglio che tu vada via, Nick. Grazie, comunque. Ellen, nessuno è tanto solo.